Grazie. Tempi, Marina, 7 minuti, segnala Miss ti Sforo perché segnalo. sono senza orologio. Perfetto. Ma io credo che la splendida relazione di Dario non poteva non trasmettere un messaggio anche di ottimismo e di speranza, perché in questa fase dove si incrocia una crisi economica, sociale, politica, di fiducia dei cittadini verso le istituzioni così pesante, non si poteva e non si può tentare anche di lanciare accanto a dei contenuti importanti che lui qui ci ha descritto, ci ha portato all'attenzione, alla riflessione, anche questo messaggio di speranza che dobbiamo avere nel futuro. Però siamo dentro un percorso molto difficile, con una condizione di crisi che sta rischiando di travolgere anche quel residuo di fiducia che resta da parte dei cittadini nei confronti della politica e delle istituzioni. Anche perché noi rischiamo, in questa fase finale della legislatura, di veder crescere di pari passo le difficoltà in campo economico e sociale, perché è vero, e dobbiamo dircela tutta fino in fondo, noi abbiamo sostenuto, anzi, abbiamo contribuito con un grande gesto di generosità alla nascita del governo Monti, stiamo contribuendo al suo percorso, al suo lavoro, continueremo a farlo fino alla scadenza della legislatura, però dobbiamo anche dire che non sempre siamo soddisfatti o condividiamo quello che questo governo sta mettendo in campo, con qualche forse esagerazione da parte di qualche ministro, soprattutto nel campo del lavoro e del sociale. Per fortuna abbiamo sentito prima la relazione del sottosegretario al welfare che ha dato una visione, un'interpretazione ecco, un po' diversa da quella del suo ministro. Per cui noi siamo chiamati, dicevo, ad uno sforzo ancora più impegnativo rispetto alle altre componenti politiche che sostengono il governo Monti. Perché è vero che il PDL, come ha ricordato bene Dario, ha subito questo governo, però sta cercando di condizionarne il percorso e noi dobbiamo da una parte continuare a sostenere questo governo e sull'altro versante dobbiamo lavorare per migliorare e per consentire un percorso con una produzione legislativa che venga veramente incontro alle necessità del Paese. E dicevo, se per alcuni versi le leggi che sono state approvate in questi mesi e dal Parlamento su input del governo hanno o stanno mettendo, non ancora del tutto, ma in sicurezza i conti pubblici, sull'altro versante non hanno risolto il problema della ripresa della crescita economica. Perché questo è il punto centrale. Perché noi rischiamo che se nel giro di pochi mesi, non riparte l'economia, rischia di essere vanificato anche il sacrificio, lo sforzo fatto in questi mesi per mettere in sicurezza i conti pubblici. E la recessione economica che è in atto deve essere decisamente e fortemente contrastata, per cui noi abbiamo detto alcuni provvedimenti, anche sulle liberalizzazioni, si doveva mettere in campo un po' più di coraggio, mentre questo governo deve tener conto, ovviamente, dei condizionamenti che arrivano anche sul versante che fino a ieri è stato il nostro competitor. Fatta questa sottolineatura, ne aggiungo un'altra. Avremo un percorso molto accidentato dal punto di vista dell'aumentare dell'antipolitica. Cito un fatto, un episodio di queste ore, di questi giorni. Ieri, in Commissione Finanze, era stato presentato il famoso emendamento che interveniva sul finanziamento pubblico ai partiti. Noi sapevamo, il Presidente della Commissione lo sapeva, che l'emendamento era inammissibile alla luce dei regolamenti che disciplinano l'attività delle commissioni e l'attività del Parlamento. Però
questo fatto poteva essere superato se ci fosse stata la condivisione unanime dei gruppi presenti in Commissione Finanze. E allora tutti i gruppi, salvo quelli che citerò adesso, pur sapendo che c'era, ecco, una distonia dal punto di vista regolamentare, ma tenendo conto della gravità della situazione, del clima politico, sociale, economico nel Paese, tutti i gruppi che sostengono il governo Monti, a cominciare dal PD, hanno dato la disponibilità a procedere con l'esame dell'emendamento. E chi è stato che si è messo di traverso sapendo, proprio per regolamento, che se non tutti i gruppi sono d'accordo nel superare quello che è previsto dal regolamento, non si può procedere? E sono stati l'Italia dei Valori e la Lega Nord a dire un no, richiamandosi al regolamento, le forzature che non possono essere più accettate, eccetera. Poi abbiamo visto, e quindi non si è proceduto. Poi abbiamo visto nelle ultime ore andare nelle trasmissioni televisive gli esponenti, in particolare dell'Italia dei Valori, anche qualche leghista, per distogliere l'attenzione dalle vicende della Lega, a dire: ecco, non si vuole intervenire, si vuole andare avanti con un disegno di legge anziché intervenire con maggiore rapidità, perché così ancora una volta la partitocrazia, eccetera. Quindi questa doppiezza di comportamenti, che magari è conosciuta tra virgolette dagli addetti ai lavori, ma che poi trasmessa, pompata dalle televisioni, dai mass media, viene recepita ancora una volta questa iniziativa all'esterno dall'opinione pubblica come un tentativo dei partiti di non affrontare la questione, mentre è esattamente il contrario quello che è accaduto. E da qui alla fine della legislatura ci sarà una escalation, in particolare da parte di questi due movimenti che sono presenti in Parlamento, Lega Nord e Italia dei Valori, nell'alimentare il clima di antipolitica, aiutati e confortati anche da quelli che sono fuori dal Parlamento, pensando così di recuperare incredibilità. Invece non si farà altro che rendere ancora più difficile il cammino per questo Paese, che ha bisogno, come ha detto Dario, come ha detto molto bene anche il collega Fiano, deve recuperare un senso di responsabilità, di sobrietà e di rigore, non solo giustamente nei comportamenti della politica, di chi la rappresenta, ma anche riprendendo veramente un rapporto diretto, più immediato, con le realtà sociali del nostro Paese. Allora qui vado rapidamente alla conclusione, confermando che Area Democratica è quella componente, chiamiamola così, quella sensibilità interna al PD che è il presidio per confermare l'ispirazione fondante del Partito Democratico, perché dentro Area Democratica c'è la fusione di identità, di storie, di culture diverse tra di loro, che hanno saputo esprimere sin dall'avvio dell'esperienza del Partito Democratico un messaggio non solo sul piano dei contenuti, ma anche un dato di rinnovamento e di speranza proprio per il futuro di questo nostro Paese, dove la democrazia, ecco, ha davanti a sé sfide molto difficili. E io credo che il nostro impegno dovrà essere, cerco di sintetizzare perché bisogna concludere, noi dobbiamo essere interpreti, dobbiamo incarnare un nuovo patto sociale tra il ceto medio di questo Paese, che sta rischiando di scomparire, e storicamente, culturalmente, politicamente il ceto medio è stato, quando conquistato alla democrazia, è stato elemento decisivo per gli equilibri non solo democratici ma anche politici, sociali ed economici del Paese, un'alleanza, un patto tra ceto medio e ceti popolari, perché lì è la vera sfida del Partito Democratico da qui in avanti, tenendo conto delle difficoltà che abbiamo di fronte a noi. Allora, se noi sapremo, come Dario ha indicato con alcune proposte molto importanti, un cammino dentro il quale si possono riconoscere
queste componenti sociali, questo tessuto vivo, vitale, importante per il nostro Paese, vinceremo una sfida non solo e non soltanto per noi, ma per il Paese, per la sua tenuta democratica. Concludo veramente dicendo, l'altra sfida importante è quella di dire che il Paese esce dalla crisi con più Europa, non con meno Europa. Condivido quello che ha detto Moscardelli, l'amico che è intervenuto prima, serve un salto di qualità anche nel rapporto con le altre forze riformatrici a livello europeo e non limitarci ad una visione stantia, perché solo attraverso un'Europa più integrata politicamente, prima ancora che economicamente, sarà possibile vincere le sfide che abbiamo di fronte a noi. Grazie.